collegamento dalla Totti Soccer School per la quarta giornata della Serie C2 di calcio a 5. Si affrontano Parma Letale contro Neroniana. Del Brindicaci poi va con il sinistro e sotto porta con il tacco. Il pallone è murato ancora una volta. C'è andato Di Lecce, un'altra conclusione murata. E poi Fiorito ancora sotto porta per lo stesso Besmir Kaci. Tripla occasione importante per il Parma. Di Lecce pronto alla battuta. Lasciato il pallone a Bastianelli. La palla all'indietro per Fiorito. Poi Kaci, esterno della rete. Sul limite dell'area da Bastianelli che allarga su Fiorito, poi indietro da Di Lecce, prova a scappare via Fiorito, la palla è buona per Di Lecce che allarga su Kaci che con l'esterno, dopo un primo controllo non perfetto, la mette in porta per il vantaggio del Parma Letale. Pallone per Seguiti. Poi il tiro direttamente verso la porta di Ritano, di Francesco Ritano. La palla esce a fil di palo. Ritano nel servire lungo linea il suo compagno d'attacco. Rimessa Parma Letale con il numero 10 che va alla battuta. Poi lungo linea, il pallone perso e dunque Ritano alla conclusione, la risposta di Riccione. L'esterno con qualità va da Fiorito. Di nuovo Kaci, prova ad andare in mezzo, deviazione. Palla tra le braccia del portiere. Poi la palla rimandata in avanti, pallone perso però male dalla Neroniana e Kaci sotto porta si mangia questo gol. Il tentativo della distanza di Bastianelli non va a buon fine e dunque possibile ripartenza veloce per la Neroniana con Novelli sul lato sinistro, la palla in mezzo Ritano e poi sotto porta cincinnato, beffa Riccioni, il pareggio della Neroniana. Prova a passare Ritano, il pallone arpionato da un difensore, poi però c'è ancora l'azione per i rossi con il pallone spostato e la conclusione di sinistro da parte di Cincinnato. Il pallone sfiora il palo. Gioco di gambe per evitarne un altro. La palla sul lato opposto per Spirito che la lascia per Bastianelli. Bastianelli da De Rossi. L'azione che vi è prolungata. E poi De Rossi con il sinistro lo scarica dal limitare del sinistro del campo. E riesce a portare avanti il Parma Letale. Kaci in avanti. Poi Kaci attaccato. Ripartenza 3 contro 2 per la Neroniana. Con il dribbling di Ritano che poi perde un tempo di gioco. E l'entrata di Bastianelli può azionare il contropiede con Kaci che se ne va in bello stile. Kaci con il destro trova la parata di Sama. Ecco Fiorito. Fiorito l'1-2 con Kaci. Non c'è fallo secondo l'arbitro. Ripartenza per la Neroniana. Disinnescata da De Rossi. Poi Fiorito gliela porta via. Palla per Kaci. Kaci la parata di Sama. Ancora una volta decisivo su Kaci. Pallone sotto porta. Riesce Fiorito a disinnescare questa azione pericolosa della Neroniana. Adesso punta la porta avversaria. Servendo Kaci. Kaci la mette in mezzo ancora per Fiorito. Fa il triste il Parma Letale e capriole per il capitano in maglia blu. Tano, Kaci gliela va a rubare. E poi il servizio di Bastianelli per Fiorito. Kaci arriva dopo il rimpallo. Kaci con il destro pesca l'angolo lontano. E il quarto gol del Parma Letale. All'indietro no, Ritano. Perso il tempo di gioco qui dalla Neroniana. E dunque Pomponi. Palla in verticale, Seguiti al centro ancora per Ritano che punta la porta, supera un avversario, Ritano esce, Riccioni e dice di no. Evita un avversario, poi va da Cincinnato, controllo difficile, gliela porta via qui De Sanctis che arriva davanti al portiere, la mette dentro con un tocco d'autore. E c'è il gol che chiude definitivamente il match. Battuta corta e l'1-2 che si chiude poi con il tiro di Cincinnato murato. E dunque Ritano deve tenere viva l'azione, ancora Cincinnato, la palla che schizza al centro per Ritano che apre su Novelli che qui sfiora il palo alla sinistra del portiere. E finisce così il match della Totti Soccer School con la vittoria del Parma Letale per 5-1 sulla Neroniana.